La maggioranza in consiglio comunale accetta, ma di mala voglia, la decisione di Poletto, vice sindaco in primis. Io credo che questa maggioranza, insomma, al di là di una fisiologica e normale dialettica interna, sia forse una delle maggioranze più compatte della storia della città, e questo lo si deve in maniera importante alla figura del suo leader, che è Riccardo, lo è perché lo è ancora. E questo a maggior ragione, insomma, trasferisce un certo disagio nel prendere la sua indisponibilità a continuare. A livello personale, io prendo atto delle sue considerazioni, che partono da un percorso anche di valutazioni sue molto intime, quindi queste vanno rispettate. A livello politico io dico che la città perde, se questa indisponibilità dovesse essere mantenuta, perde la possibilità di poter contare su una figura di altissimo livello umano e di altissimo livello dal punto di vista etico e culturale. Una perdita confermata anche dal segretario del PD bassanese Luigi Tasca, che punta però l'attenzione sulla volontà della squadra di continuare a lavorare compatta. Avete già pensato a come vi muoverete, a cominciare dalle primarie ad esempio? Ma noi ci riuniremo come direttivo mercoledì sera, quindi ogni discorso è prematuro, però le primarie sono uno strumento che incarna alla perfezione il nostro spirito di rapporto con la democrazia e di rapporto con i cittadini. Il nostro candidato sindaco non uscirà dalle segreterie di un partito, ma nascerà dal confronto con i cittadini. E ovviamente al vice sindaco non si può non fare la domanda che tutti vorrebbero fargli. Lei si candiderà? Io sono utile a un progetto, non indispensabile come nessuno. Oggi credo sia importante tornare al fatto che perdiamo questa opportunità, e questa è la cosa più importante oggi.